Ci siamo. Sabato 6 ottobre inizierà la 3 giorni di grande ciclismo a Varese, organizzata dalla società ciclistica Alfredo Binda. Parliamo ovviamente della Tre Valli Varesine, che partirà sabato domani con la cronometro individuale della terza Gran Fondo Tre Valli Varesine. Si partirà da dove siamo partiti anche noi, dal piazzale dell'Ippodromo, per poi entrare in via Albani. Eccoci qua, siamo al Palaghiaccio. Si proseguirà per tutta la via Albani, giù fino in fondo, per poi girare a destra e subito a sinistra in via Butti e ancora a sinistra per prendere la Val Ganna. Il percorso è di 22 km, i corridori andranno giù in Val Ganna, arriveranno alla rotonda del viadotto, andranno a destra verso via René Vanetti per poi tornare indietro dalla rotonda, puntare verso la Lind, proseguire Poretti, le gallerie, le grotte e dalla Val Ganna tornare indietro, 22 km come vi dicevamo, torneranno indietro fino ancora all'ippodromo. Strade chiuse, queste che vi stiamo facendo vedere, vi abbiamo raccontato, dalle 14 alle 17.30 per lo svolgimento di questa cronometro, che sarà la prima delle gare di questa grande tre giorni. Domenica la terza Gran Fondo Tre Valli Varesine e martedì lo spettacolo con i professionisti, con i campioni della 98esima Tre Valli Varesine, la corsa di casa nostra. Ci sarà anche Alejandro Valverde, notizia di oggi, il campione in carica, ha detto sì al patron della Binda, Renzo Oldani, una notizia che aumenta ancora lo spettacolo. Siamo in via Butti, abbiamo appena girato, eravamo in via Albani, siamo fortunati, là davanti non c'è coda. Attenzione, la strada sarà chiusa anche la parte di destra, la riconoscete di sicuro, è quella che porta alla rotonda, la rotonda quella con sopra le botti, sarà chiusa da là, è l'incrocio di viale Ippodromo con viale Val Ganna, e via di qua, che è dove andranno i ciclisti, proseguiranno giù la discesa, la rotonda a destra, verso il viadotto Val Ganna, per poi tornare indietro, puntare la Val Ganna, tornare verso l'ippodromo, dove finirà questa prova speciale. Qualche piccolo disagio per la viabilità, quindi queste strade chiuse, ma grande spettacolo, vi aspettiamo sicuramente per seguire questa prima gara. Noi su Varese noi la seguiremo ovviamente poi la terza Gran Fondo e ancor più ovviamente la 98esima Tre Valli Varesine. Eccola qui, questa è la via Ferraris da cui torneranno in su per poi andare fino al parcheggio, al piazzale dell'ippodromo e concludere i 22 km di questa cronometro.